Mi perdonerete, vi chiedo già scusa perché secondo video così uno dietro l'altro, però sento di non aver fatto un buon post partito, comunque di non essere riuscito a dire tutto quello che avevo dentro. Mi sono appena anche riguardato gli highlights della partita, quindi non proprio benissimo, sono ancora un po' turbato, devo dire la verità, però credo che sia necessario andare a sviscerare un po' questo Sassuolo Juventus perché questa è una partita difficile da commentare e da analizzare per un motivo. Non c'è una sola chiave di lettura, perché è una partita che si presta a tutte le chiavi di lettura. Cioè, se una persona vuol far risaltare un determinato problema, ce la fa tranquillamente in questa partita. E secondo me, per analizzarla al 100%, nel migliore dei modi, bisogna andare a prendere un po' tutto quello che è accaduto e mettere tutto sullo stesso piano. Poi magari ci sono altre chiavi di lettura che non mi vengono in mente, quindi vi chiedo di rispondere qui sotto nei commenti. Sono appena arrivato a casa, non ho avuto neanche il tempo di fare una doccia perché volevo registrare e pubblicare questo video già nella serata. Perché quando poi succedono queste serate qui, queste partite qui, io credo che sia necessario parlarne. E quindi voglio affrontare tre tematiche insieme a voi, partendo da quella più facile, arrivando a quella più complicata. Perché la prima è un dato oggettivo, le altre due invece andranno a mischiarsi tra di loro. Dato oggettivo, la Juventus prende 3-4 gol stasera per colpa di individualità, cioè di errori individuali. Traduco, il gol dell'1-0 non è colpa di nessuno se non di Szczęsny. Nel macro, perché poi le scalate che facciamo sulla Rientè che arriva al tiro, io vedo che sono Rabiot e Miretti un po' in ritardo, Locatelli sempre indietro, Gatti spostato, Laurenté va troppo libero al tiro, però se vogliamo il macro errore proprio è quello di Szczęsny, perché è una papera, è una cappella, ne è consapevole il portiere, ne siamo consapevoli tutti, è inutile stare a parlarne, è un errore chiaro, oggettivo, da parte di un giocatore. Così come l'autogol di Gatti, io adesso ho sentito un po' di analisi. Sì, magari Szczęsny la può spalare su perché manca 1 minuto e mezzo. Sì, magari poteva darlo a un altro giocatore piuttosto che a Gatti, ma lì a Gatti si è spento il cervello completamente, perché non aveva senso a maggior ragione tornare indietro ancora al portiere o la giochi di fianco al centrale che è al tuo fianco oppure vai sull'esterno a destra, cioè cerchi di sviluppare il gioco in un altro modo. Che senso aveva lì tornare al portiere? A maggior ragione nemmeno fuori dallo specchio della porta, ma direttamente nello specchio della porta. Questo è un mistero e questo è un altro errore individuale. Poi secondo me c'è un'altra piccolezza che proprio piccolezza non è di Szczęsny sul gol di Pinamonti che spinge un po' troppo centrale, però lì io voglio dire, la Juventus aveva rischiato di prendere anche altri gol. La Juventus a un certo punto è partita completamente per la tangente. C'è la traversa di De Vrij, c'è quella palla meravigliosa di Berardi per Laurienté che non viene sfruttata. Cioè, ci sono tantissime altre situazioni in cui la Juventus, al di là degli errori individuali dei giocatori, perché Szczęsny e Gatti sicuramente saranno due tematiche, però se andiamo ad analizzare la partita prendendo carta e penna, diciamo bene, la Juventus ha perso perché il portiere ha fatto una cappella e perché il difensore si è fatto autogol, lo stiamo analizzando bene. Quelle sono due componenti che fanno parte della partita. Due componenti. Degli errori, due, tre, quattro, in base a quelli che sono, perché anche il gol del 2-1 che prendiamo è un'altra scalata fatta male sul giocatore che come Laurienté è troppo libero di tirare. Un insieme di situazioni già viste. E quindi sicuramente tema numero uno, gli errori individuali. Non parare degli errori individuali oggi, malafede, prendere gli errori individuali e fare in modo che quelli sia l'unica colpa della partita è ugualmente malafede, per quanto mi riguarda. Sono una componente. La seconda e la terza componente sono molto difficili da analizzare, perché come vi dicevo si mischiano un pochettino. È stato anche abbastanza argomento di dibattito allo stadio, tra me e Davo, eravamo di fianco, e infatti mi sarebbe piaciuto in realtà fare questo contenuto insieme a lui, non ci siamo riusciti per diversi motivi, però a un certo punto ci guardiamo e gli dico, sì però, non è possibile che quando abbiamo palla la buttiamo sempre in avanti, alta, e non è possibile che con i centrocampisti non costruiamo mai niente, ma mai niente. A differenza della partita con la Lazio, oggi abbiamo avuto il possesso del pallone.
e nell'analisi dell'ultima partita sottolineavo ancora una volta che la Juventus è una squadra forte quando non ha il pallone, perché quando ti lascia libertà, quando ti lasciano giocare, tu non sai che cosa fare. Matte Davom spinge molto su questa tematica, sul tema del centrocampo. Io concordo con lui, nel senso, non credo che la Juventus abbia il migliore centrocampo d'Italia, non credo che la Juventus abbia il secondo centrocampo migliore d'Italia, non credo che la Juventus abbia il terzo centrocampo migliore d'Italia, e addirittura io non credo nemmeno che la Juventus abbia il quarto centrocampo migliore d'Italia, perché il centrocampo dell'Inter è fuori concorso. Secondo me il centrocampo titolare del Milan è potenzialmente molto forte. Io credo che il Napoli abbia un ottimo centrocampo, e secondo me, nonostante i risultati che non stanno arrivando, anche la Lazio è un centrocampo migliore della Juve nel complesso. Però questo non significa che la Juventus non possa provare ad imbastire determinate manovre, perché in determinati momenti è inutile, devi per forza delle cose parlare della personalità, del carisma, della leadership. La discussione è stata questa: perché nessuno va mai a prendere il pallone? Questa era la domanda che ci siamo fatti. Perché Locatelli continua a nascondersi sempre dietro al suo marcatore. È un giocatore che gioca in quella posizione, non può stare un'intera partita nascosto all'ombra del suo marcatore. Deve per forza di cose fare il pendolo, andarla a prendere e cercare di giocare questo pallone. Per indole Locatelli non lo fa. E lo sappiamo. L'abbiamo visto anche con l'Italia, che ha un approccio differente. Però con l'Italia, invece che fare sempre il giro sugli esterni, si fa il giro sulle mezze ali, che sono Barella e Frattesi, che fanno parte di quel centrocampo dell'Inter sicuramente più qualitativo nel complesso rispetto a quello della Juve. Però c'è un però: l'Inter fa in modo che i centrocampisti, o comunque la nazionale, la vadano a prendere quella palla quando si imposta. Noi Miretti e Rabiot li teniamo alti, là in fondo, vicino agli attaccanti. In questo modo la palla difficilmente arriverà ai centrocampisti che andranno a fare una fase di costruzione. Matte giustamente dice: non abbiamo la personalità a centrocampo di andarla a prendere. E allora io gli dico, quindi tema leadership, personalità, indubbiamente, però significa anche che in settimana non si lavora per migliorare questa roba, perché se da Udinese Juventus 2-2, anche lì con le papere di Szczęsny, le capelle di Szczęsny, si arriva ad oggi che la situazione è la medesima, c'è qualcosa che non va. E vi dico, dato che oggi abbiamo conservato la stessa formazione rispetto a Juventus-Lazio, i giocatori di Juventus-Lazio erano gli stessi identici 11 di Sassuolo-Juventus, eppure si è vista una differenza abissale. Perché? Perché con la Lazio hai giocato una partita in cui non gestivi il pallone, ma facevi break, andavi a lottare a centrocampo e ripartivi in velocità, in pochi passaggi andavi in porta. Oggi ti hanno lasciato il pallino del gioco e quando tu hai il pallino del gioco non ci puoi fare niente. Perché? Perché da una parte c'è una carenza di personalità e di tecnica da parte dei giocatori, secondo me sì. Perché come vi dicevo prima, secondo me la Juventus non è nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto centrocampo migliore d'Italia. Però dall'altra parte vi dico, io non posso vedere il Sassuolo che gioca con Matheus Henrique, Bolocca e Bairami, che quando prendono palla, palleggiano, sanno cosa devono fare e vanno in porta. Fanno in modo di far girare la squadra. Allora mi dico, la Juventus può avere dei problemi di tecnica? Può avere dei problemi di personalità a centrocampo? La risposta è sì, però dall'altra parte ci sono dei problemi strutturali. Perché siccome siamo indietro a livello mentale, perché come vi dicevo prima, ci sono dei limiti proprio mentali, ci sono dei giocatori della Juventus che hanno paura a giocare il pallone, ci sono dei giocatori della Juventus che hanno paura a vincere la partita, è evidente, questa cosa si vede, è chiara. Però ci sono anche dei limiti tattici, perché i giocatori della Juve, oltre ad aver paura con la palla tra i piedi, non sanno nemmeno cosa fare. E io credo che a maggior ragione, se ci sono dei problemi di personalità all'interno di una squadra, sia necessario prendere per mano questi giocatori e metterli in un contesto quanto più ripetitivo possibile, con dei pattern ben definiti che vengano ripetuti, perché se non hai personalità e non sai che cosa fare con la palla tra i piedi, hai un doppio problema. Se non hai personalità e sai che comunque la palla devi metterla lì, devi metterla là, metterla giù, metterla su, possono esserci dei problemi, ma sicuramente la situazione migliora. Se no mi viene da pensare che Bolocca, Matheus Henrique e Bairami, che oggi hanno demolito e devastato e dominato il centrocampo della Juventus, siano tre giocatori migliori rispetto a Locatelli, Miretti e Rabiot. E non lo penso assolutamente. Come vi dicevo prima, invece con la Lazio abbiamo avuto Cataldi, Camada e Luis Alberto,
che sono stati dominati dai nostri centrocampisti, e per quanto mi riguarda il centrocampo della Lazio è qualitativamente migliore di quello della Juve. Secondo me sì, secondo me è così, o comunque se la giocano per essere alla pari. E allora che cosa succede? Che c'è stata un'ottima preparazione della partita con la Lazio, proprio perché sai che sei una squadra che non è in grado di palleggiare. Ma perché? Perché non lo fai, perché non lo provi, oltre al fatto che ci siano dei limiti, certo, però non lo provi neanche a fare. Invece oggi che ti sei trovato una squadra che ti ha lasciato il pallino del gioco ed è una squadra organizzata, perché quando il Sassuolo prende palla si vede che sa che cosa fare, è inutile prenderci in giro. Se noi invece siamo a distanza di 2 anni completi all'inizio del terzo ancora qui con la stessa diatriba, la stessa problematica che c'era all'inizio di Udinese-Juve, è un problema, perché il risultato di oggi, che è 4-2, i gol che hai preso li hai presi per situazioni individuali, per prestazioni di singoli, per errori, quello che dicevamo in apertura. Però significa anche che se la Juve fa soltanto 2 gol, ci sono anche delle grandi, grandissime responsabilità dal punto di vista della creazione delle occasioni. Non solo, perché come il gol che prende Szczęsny, il primo, non può essere colpa di Allegri. L'autogol di Gatti non può essere colpa di Allegri. Il gol che sbaglia Vlahovic, clamoroso, non può essere colpa di Allegri. Cioè, quelle sono responsabilità dei singoli. Le responsabilità dell'allenatore vengono fuori nel momento in cui vedi la squadra che non ha idea di che cosa fare. Cioè, non sa mai che cosa fare con la palla tra i piedi. Non è in grado di costruire un'azione di un certo tipo, ma nemmeno chissà che... Però un'azione ripetuta nel tempo. Ogni volta che la Juventus prende palla è sempre un prenderci, un indovinare. È difficile creare... sapere nella propria testa che la Juve farà una roba del genere. E la discussione che facevamo io e Matteo è stata, lui mi dice, io gioco in prima categoria, se dopo 10 volte che il mister mi chiede di rimanere lassù ma la palla non arriva, io scendo e la vado a prendere. Sì, però allora allo stesso tempo io posso dire, se dopo 2 anni e 5 partite vedo che i centrocampisti rimangono su e non la vanno a prendere, quindi non riesco a sviluppare il gioco, probabilmente è una delle prime cose che voglio modificare per fare in modo che non accada più. Perché parlare e dire è tutta colpa di Allegri, è tutta colpa dei giocatori, non si fa da nessuna parte, perché come abbiamo visto non è colpa di Allegri se Szczęsny, Gatti e Vlahovic fanno degli errori tecnici dentro la partita che costano, perché sono degli episodi che costano. Non è colpa dei giocatori se non c'è un'organizzazione, una trama di gioco predefinita, ben oliata, dopo 2 anni e 5 partite. Mi sembra il discorso più banale e semplice del mondo. Poi l'allenatore certe cose, Allegri certe cose, non le prende in considerazione. Non sono cose che vuole curare. Allora qua torniamo ancora prima del ritorno di Allegri in panchina. Quando vi dicevo, io sarei contentissimo di vedere ancora Allegri sulla panchina della Juve, perché è un allenatore che ha fatto molto bene, sono legato a lui, sono affezionato alla sua persona, con quello che ci ha portato, quello che ci ha fatto vincere, ma non dite che è la scelta migliore, perché non è l'allenatore più adatto, perché alla Juventus serve un allenatore che possa prendere per mano questa squadra e ricreare un mood di un certo tipo. Allegri non è bravo a costruire, è bravo a gestire. Questo quando ancora Pirlo è l'allenatore della Juventus, dicevo. Credo che al 24 di settembre 2023 si possa confermare nuovamente questa cosa. Però a me deprime vedere che non ci si metta in discussione, perché quest'anno io ho visto che ci sono state delle modifiche, ci sono state delle cose migliori da parte della Juventus, le abbiamo sottolineate, il primo tempo con l'Udinese, la partita con la Lazio, la vittoria con l'Empoli, anche se più nel suo piccolo, secondo me però ci sono state delle cose positive in questo avvio di campionato. Però sono sempre state cose positive quando non avevi la palla tra i piedi. E se una squadra come la Juventus rinuncia o comunque non trova così interessante la fase di costruzione, secondo me è un problema. Poi secondo me è un problema anche il fatto che di tanto in tanto i giocatori facciano anche un po' quello che vogliono, perché prima di prendere il gol di Pinamonti, quindi ancora sul 2-2, appena pareggiato, la Juventus si è abbassata completamente. Dalla tribuna l'ho visto chiaramente, Allegri si era pietrificato in quel momento, non dava grandi indicazioni alla squadra, era pietrificato. Ma dietro Allegri c'era Landucci,
che si sbracciava e chiedeva alla squadra di salire perché si stava schiacciando, perché era troppo bassa. Io credo che qua possa entrare in gioco un po' quello che rimane nella testa dei calciatori, e cioè quella che è stata la gestione negli ultimi 2 anni. Faccio un gol e poi mi abbasso. Però lì non avevi vinto la partita, lì l'avevi pareggiata. E io credo che ci sia stata una reazione nervosa da parte della Juve, diversa anche rispetto agli ultimi anni, perché fino all'anno scorso, se prendevi un gol, era difficile che la Juventus potesse avere la reazione per prenderla. La Juventus va sotto 1-0, va 1-1. La Juventus va sotto 2-1, va 2-2. Però poi lì vengano fuori, secondo me, delle antiche convinzioni legate a quelle che sono state la gestione degli ultimi 2 anni, che ti riportano a rinculare. E infatti Landucci diceva: no ragazzi, dobbiamo andare su, dobbiamo andare su, dobbiamo andare su. E non ha fatto in tempo a dirlo che purtroppo abbiamo cucinato un altro patatrac. Quindi io sì, sono d'accordo che ci sono stati degli errori individuali, Szczęsny e Gatti, domani ne parleremo nelle pagelle, che sono gli errori, francamente, che ragazzi nella Juventus e in Serie A mi auguro di non vedere mai. Mi auguro di non vedere mai. Così come secondo me è palese che siano dei calciatori che al posto dei testicoli abbiano delle biglie, perché se giochi nella Juventus puoi permetterti il compitino o accontentarti, e bisognerebbe prendere tutti esempio da Federico Chiesa, la partita che ha fatto Federico Chiesa. Così come mi sembra palese che Allegri non sia l'allenatore giusto, adatto a questa Juventus, che la filosofia che porta Allegri non sia la filosofia giusta, adatta a quella che è questa Juventus, o che questa Juventus abbia delle caratteristiche interessantissime nel non avere palla, nel recuperarla e andare in porta, nel ripartire, nel giocare in velocità, ma quando si tratta di impostare, di gestire, di palleggiare, cioè, siamo il due di denare quando la briscola è a spade, cioè non serve a niente, non siamo in grado, non lo sappiamo fare. Allora la domanda è: perché, se sappiamo che i giocatori hanno dei problemi di personalità, di tecnica, tutto quello che ci può essere, non li mettiamo a loro agio all'interno di un sistema di gioco consolidato che possa dare quella sicurezza anche nei momenti più difficili? Tanto so che la palla la devo far arrivare lì, so che la devo mettere lì. Perché non ci distacchiamo dal gestire e ragionare per principi e non iniziamo ad applicare degli schemi? Perché Allegri di schemi non li ha utilizzati nemmeno quando vinceva. Però se pensiamo che quel metodo, quel metro di lavoro possa funzionare universalmente con tutte le squadre, allora secondo me siamo dei folli, semplicemente, perché se hai dei giocatori di livello assoluto, di livello assolutissimo, che possono bene o male fare quello che vogliono, scendono in campo in Serie A e sono più forti di quegli altri, difficile che non vinci le partite, se c'è anche la gestione mentale da parte di Allegri, che secondo me, per dire, ieri ha fatto benissimo a tenere calma la situazione, a dire: ragioniamo con calma, non energetiamoci. E non è servito a niente. Perché? Perché poi manca la roba sul campo, e perché ci sono stati degli errori individuali. Io la fotografia la faccio così: secondo me non è tutto da buttare via, come secondo me non eravamo fenomeni prima. Sposo la lettura di Allegri, anzi l'avevo anche prevista, perché vedevamo Allegri faceva la conferenza, l'intervista post partita, e Davo mi ha detto: ma secondo te che cosa dice? E ho detto: guarda, per me è uno spogliatoio, impazzisce, fa il diavolo a quattro, invece ai microfoni dirà non è tutto perduto, come non eravamo forti, ha detto esattamente quella roba lì. Però per quanto sia una frase fatta, è vero, cioè dopo la Lazio non eravamo dei fenomeni, avevano semplicemente fatto una buona partita, e il tifoso deve essere contento se la squadra fa una buona partita. Io sarò onesto con voi, voglio essere sincero, oggi pensavo di vincere 2-0 o comunque con 2 gol di scarto, perché il Sassuolo era poca roba, perché la Juventus era in un buon momento, perché secondo me anche senza questi episodi in cui la Juventus è andata a infilarsi avrebbe portato tranquillamente a casa la partita. Però poi la Juventus ha questi blackout mentali, insomma, questi blackout mentali sono davvero dettati dal fatto che la squadra, grandi trascinatori, grande leadership, grande personalità, io la vedo in 2-3 giocatori al massimo, e sicuramente dal punto di vista gestionale, proprio dal punto di vista tattico, questa squadra è una squadra insufficiente, palesemente insufficiente. E aggiungo, stasera
in alcuni giocatori ho visto anche dei limiti atletici, quindi limiti dal punto di vista della preparazione, dal punto di vista mentale, dal punto di vista tattico. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti, ci tenevo a sviscerare un po' tutto questo perché secondo me è una partita che si presta a diverse chiavi di lettura, ma non perché ce ne sia una giusta, le altre sbagliate, questa di più, quella di meno, perché sono tutte giuste, sono tutte corrette. E quindi più di farci trascinare semplicemente nel è tutta colpa di Szczęsny, è tutta colpa di Allegri, è tutta colpa dei centrocampisti, mi piaceva analizzare da più punti di vista tutto quello che è accaduto e dirvi la mia opinione.